un Polifemo che si occuperà di amministrazione comunale di Taranto tra passato, vabbè, il passato non c'è più, tra presente e futuro. E allora andiamo subito a preannunciarvi qualcosa attraverso la viva voce degli ospiti, proprio le argomentazioni che tratteremo. Dottor Tommy Lucarella, segretario cittadino di Taranto del PD, un PD in caduta libera, un PD che ha scontri al suo interno a livello nazionale, Renzi Emiliano, a Taranto fa sopravvivere Stefano, PD un po' in difficoltà, Lucarella? Non è in caduta libera, penso. No, certamente. In caduta controllata. Ritengo che dobbiamo soltanto modellare alcuni punti, poi. È ottimista. Sì, parecchio pure. Auguri. Molto ottimista. Beh, nella vita aiuta l'ottimismo. Vedo il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. Il bicchiere? Io vi capito il Michele. No, è una battuta, è una deformazione. Professionale. Certo. Francesco Cosa, dottor Francesco Cosa, assessore alle politiche del lavoro e allo sport. Beh, un'amministrazione comunale che volge al termine il decennio di Stefano. Questa impronta di Stefano vorrete portarla nella prossima amministrazione, però i cittadini dicono: ma quale impronta? Non è che è un boomerang? Ma più che l'impronta, i valori di Ezio Stefano che sono riconosciuti a livello morale, a livello legale, a livello comunque di persona che ha sempre fatto bene come uomo, e quindi i valori che lui ha trasmesso a noi sicuramente li continueremo, almeno cercheremo di mantenerli nella politica. Quindi prepareremo una lista civica per chissà, presentarci col PD anche, o senza PD, chissà, chi vivrà, vedrà. Il dottor Toni Cannone, consigliere comunale dei riformatori, dei conservatori e riformisti, beh, lei in molte occasioni è stato ed è duro nei confronti di questa amministrazione, da dove ripartire? Perché la sua formazione politica vuole ripartire da Taranto, ma mica facile. Noi ripartiamo sicuramente dal fatto che dopo 10 anni di amministrazione Stefano i risultati sono sotto gli occhi di tutti, finalmente è finita e ricominciamo a una trovare... liberazione per lei? Per me, credo che per molti cittadini tarantini questo può essere considerato una liberazione, perché le varie categorie di professionisti e lavoratori tarantini hanno più volte avuto modo di manifestare il loro malcontento per questo governo. Per quanto ci riguarda, cercheremo di trovare un candidato condiviso, e laddove questo non dovesse essere condiviso fra le forze che vorranno affiancarci, lo diciamo ormai da tempo, da tanti anni, preferiremo optare per eventuali primarie. E andiamo dalla dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo, la padrona di casa, perché Polifemo, edizione 2016-2017, ha come sua sede naturale il BB Albergo Lamanna, via sito appunto a San Vito Taranto, via San Vito 10. Irene Lamanna, le opera nel settore turistico, è un'imprenditrice. Come vede questa città? Si può sopravvivere? Come ci si difende? Al momento no, però abbiamo delle punte positive alle quali possiamo aggrapparci, e dobbiamo continuare a vedere il nostro bicchiere sempre pieno. Non il nostro bicchiere, perché quello politicamente è proprio vuoto, politicamente è stato svuotato. Ci sono tanti Micheli. Quanti ne sono? Io uno specialmente a cui ci tengo tanto. Il nostro territorio può dare tanto, ci sono tantissime cose, tantissime problematiche da risolvere, come quella da sempre citata che è l'Ilva. Bisogna continuare a crescere senza ogni volta puntualizzare e andare ad associare il turismo all'Ilva. L'Ilva è una vicenda, il turismo però, è una nuova vicenda. Però si intersecano. Perché si vogliono intersecare, possono viaggiare. Però non diciamo altro, perché sennò poi gli amici non vedono più la puntata, no? No. Lo preannuncio, lo sentiremo. Ha delle belle idee Irene Lamanna, poi si possono condividere e alla sua idea. Bene, signori, comodi in poltrona, gustatevi Polifemo, l'informazione libera della città, quella senza bavagli.
tanti miei colleghi dovrebbero, ma non tutti, ma tanti dovrebbero prendere lezioni di libertà, capito?